Giovedì 14 aprile 2016 siamo a Roma, alla Casa dell'Architettura. Più di 200 tra architetti e progettisti hanno partecipato al convegno dal titolo L'edilizia di domani, tra innovazione e sostenibilità. Moltissimi temi trattati, molte anche le aziende presenti, che hanno avuto modo di presentare i propri prodotti ad architetti e progettisti. Vediamo l'intervista che abbiamo realizzato. Aperam è un leader mondiale di produzione dell'acciaio inossidabile, con le acciaierie dislocate in Francia e in Belgio. E ogni paese europeo ha un suo centro di servizi che è utilizzato, diciamo, per soddisfare le esigenze di ogni nostro cliente, clienti che sono, diciamo, definiti in tutti i vari settori produttivi, dal catering alla ristorazione all'elettrodomestico, tutta una sorta di mercato globale, ecco, sostanzialmente. Noi abbiamo il nostro centro di servizi qua in Italia dislocato uno a Lodi, uno a Podenzano per il nostro mercato locale italiano, più altre agenzie dislocate appunto in Europa per soddisfare anche, diciamo, la clientela europea. Noi come acciaieria abbiamo dei prodotti dedicati all'edilizia. Questi prodotti sono raccolti sotto il brand Uginox. Edilizia intesa come coperture in acciaio inossidabile, rivestimenti di facciate e arredamenti di interiors. Siamo qui presenti a Roma per la prima volta, anche per il fatto di conoscere aspetti di un mercato che si differenzia dalle caratteristiche che abbiamo rilevato nel nord Italia. Noi produciamo un semilavorato, a differenza di altri partecipanti a questi eventi. Presentiamo un semilavorato in acciaio e di conseguenza per noi è importante farlo conoscere a un ambiente che utilizza in genere prodotti finiti. Quindi sapere che ci sono delle finiture con questa tipologia di prodotti innovativi che hanno una sostenibilità importante nell'ambiente, per noi è fondamentale in questo momento.